Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Dozuril. A cosa serve? Dozuril 50 mg/mL è un medicinale veterinario a base del principio attivo Tortrazuril, appartenente alla categoria degli anticoccidici, V. Anche sulfamidici e nello specifico triazine contro le coccidiosi. È commercializzato in Italia dall'azienda Dofarma Italia SRL. Dozuril 50 mg/mL può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Dofarma Research BV. Concessionario: Dofarma Italia SRL. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: Tortrazuril. Gruppo terapeutico: anticoccidici, V. Anche sulfamidici. Forma farmaceutica: soluzione. Confezioni: Dozuril 50 mg/mL 50 mg/mL, sospensione orale per suini 1 flacone da 1 L. Principio attivo: 1 ml contiene Tortrazuril 50 RNG. Indicazioni: per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi nei suinetti neonati di 3-5 giorni di età in allevamenti con anamnesi confermata di coccidiosi sostenuta da Isospora suis. Posologia: somministrazione per via orale. Trattamento individuale degli animali: trattate ogni suino al 3-5 a giorno di vita con una singola dose orale di 20 mg di Tortrazuril per chilogrammi di peso corporeo, pari a 0,4 ml di sospensione orale per chilogrammi di peso corporeo. A causa dei piccoli volumi richiesti per trattare i singoli suinetti, si raccomanda l'uso di un dosatore avente un'accuratezza di dosaggio di 0,1 ml. La sospensione orale deve essere agitata prima dell'uso. Il peso degli animali deve essere accuratamente determinato prima della somministrazione. Il trattamento con focolaio in atto avrà un valore limitato per il singolo suinetto animali, perché copirà il danno all'intestino tenue ha già avuto corso. Avvertenze: come per tutti i parassiticidi, l'uso frequente e ripetuto di prodotti antiprotozoari della stessa classe può portare allo sviluppo di resistenza. Si raccomanda di trattare tutti gli animali in un recinto. Le misure igieniche possono ridurre il rischio clicoccidiosi. È perciò raccomandabile migliorare, in concomitanza, le condizioni igieniche dell'allevamento interessato, in particolare tenendolo asciutto e pulito. Per ottenere il massimo beneficio, gli animali devono essere trattati prima della comparsa dei segni clinici, come ad esempio durante il periodo di prepatenza. Per interrompere il decorso di una infezione clinica conclamata da coccidi, una terapia di supporto può rivelarsi necessaria nei soggetti che già mostrano segni di diarrea. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: nessuno. Tempi di sospensione: carne e visceri, 61 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.